Ciao, sono la dottoressa Giulia Pantalone. Oggi voglio parlarti del meteorismo e quindi consigliarti dei rimedi naturali. Le cause che sono alla base del meteorismo possono essere diverse ed è anche piuttosto difficile fare una diagnosi precisa. Il meteorismo può essere la conseguenza di un'intolleranza alimentare, della somatizzazione di ansia, nervosismo o di una scorretta alimentazione. Esso si manifesta essenzialmente attraverso la tendenza ad accumulare aria in maniera eccessiva a livello dello stomaco e quindi si avrà gonfiore e dolore a livello addominale. Allora, per andare a curare questo disturbo è essenziale innanzitutto assumere fermenti lattici vivi e fare particolare attenzione all'idratazione, bevendo molta acqua ma ovviamente lontano dai pasti. Poi ovviamente bisogna masticare lentamente in maniera tale da favorire la digestione del cibo. Ed infine potresti quindi assumere dei rimedi naturali, ovvero degli infusi, come ad esempio l'infuso di finocchio. Il finocchio ha infatti un'azione assorbente e digestiva. Puoi tranquillamente preparare a casa un infuso di finocchio utilizzando un cucchiaio di semi di finocchio in acqua bollente, quindi portare all'ebollizione per poi andare a filtrare e bere ovviamente l'infuso caldo dopo i pasti oppure la sera prima di andare a dormire. Un altro infuso è quello di alloro, che ha proprio un'azione antidolorifica, infatti è in grado di andare a calmare, quindi a placare le coliche e il dolore addominale. E ti basterà andare a lavare ovviamente le foglie di alloro, immergere in acqua fredda, portare ad ebollizione, aggiungere del succo di limone e anche della scorza di limone, dopodiché filtrare e bere caldo. Ti ringrazio per l'ascolto e se ti è piaciuto questo video lascia pure un commento. Ciao, a presto!